La saggezza pragmatica di Kant lasciò davvero poche tracce nei suoi successori, tesi a infrangere con ogni mezzo la barriera di frustrazioni e impotenza che circondava la Germania. A una mancanza effettiva di libertà, essi risposero con una teoria della libertà che non ha precedenti nella storia del pensiero. Ma questa è un'altra storia, perché la conversazione sul bene si scinde con la potenza di una esplosione in una nuvola di pensieri che esulano totalmente dai limiti del nostro tema. Del bene, parola già assai rara nello stesso Kant, non si parla praticamente più. Sono la libertà e l'assoluto i termini del confronto, le linee guida che costringono il pensiero europeo lungo una strada vertiginosa, al cui sbocco stanno molti dei drammi del nostro tempo. Così, dopo la frattura operata da Kant nell'essere, la frattura ontologica tra il regno della necessità e il regno dei fini, tra necessità e spirito, è arrivato il momento di capire fino in fondo la natura filosofica della rivoluzione francese. Prima però è bene fare un passo indietro, all'età dell'illuminismo. Il discorso aperto dai liberali e dagli economisti inglesi, tutto sommato non scevro da una temperata nonchalance tipica del gentleman, sfocia in Francia in una torrenziale pubblicistica che rasenta nel modo tipicamente francese una vera ossessione della felicità. Da Gassendi il filo del sensismo materialista e libertino si dipana lungo un dibattito interminabile che coinvolge Malebranche, Saint-Vermont, Voltaire, Helvétius, d'Holbach e Diderot. Per finire, con il poderoso richiamo alla realtà di Rousseau, che apre la stagione morale della filosofia francese, tanto intensa quanto breve. L'illuminismo, in particolare la sua espressione d'Oltralpe, può senza dubbio essere classificato come la filosofia della felicità. E se prima ho indicato in Rousseau il suo esito moralista, all'opposto possiamo vedere in De Sade il suo punto di catastrofe psicologico. L'intellettuale illuminista è prima di tutto un uomo contro. Finora nella conversazione filosofica non erano mancate ragioni di scontro e contrapposizione, ma come in tutte le cose, gli atteggiamenti si riconoscono soprattutto a partire dallo stile con cui si sostengono. Possiamo dire che le diverse posizioni filosofiche sul bene si erano sempre articolate lungo un dialogo anche serrato, ma ristretto ad un'elite di pensatori di professione che conoscevano l'arte sottile dell'argomentare speculativo e che consideravano le reciproche differenze su un piano di pari dignità. Ma le radici della cultura francese del Settecento gettano in un terreno più vasto, in un ambiente affollato quant'altri mai nell'Europa di quell'epoca. La pubblicistica filosofica esce dei circuiti accademici per inseguire le infinite possibilità aperte dal crescere di un'opinione pubblica sempre più istruita ed esigente. Non si scrive per la corte o per i fratelli di lettere, ma per i giornali e i pamphlet, e poi per l'enciclopédie. E questo vuol dire molto. L'élite dei savants si investe di una missione laica, che come tutte le missioni è intrisa di unilateralismo e ideologia. Questa missione consiste nel promuovere una critica radicale dell'assetto etico-religioso dell'Ancien Régime, nel sovvertire il comune sentire della società, inteso come l'origine di ogni infelicità e arretratezza, a favore di un nuovo sentire che si nutre della luce dell'emergente razionalità tecnica. I lumi del Settecento sono armi da taglio che intendono dividere polemicamente le ragioni dai torti, collocandoli sui fronti opposti di una battaglia di
ideologica. La scelta della pubblicistica come canale di diffusione delle idee contiene diverse rilevanti conseguenze. Prima di tutto, la trasformazione del linguaggio, che deve cessare di essere specialistico. Poi, la semplificazione degli argomenti, che devono toccare la sensibilità di una massa letterata, ma non sufficientemente colta. Infine, la rappresentazione del confronto come polemica, a scapito del dialogo di tipo socratico. Il nemico per eccellenza del maître-à-penser è il calvinista alla Pascal, ed è facile capirne il motivo. Una società in rapida crescita economica e culturale, lo abbiamo già visto con l'Inghilterra colonialista, è il luogo ideale per lo sviluppo di una concezione edonista della vita. La buona società a cui i savant appartengono si stacca per arguzia ed esigenze intellettuali da ogni ancoraggio tradizionalista e nutre la profonda esigenza di una revisione delle istanze morali a tutto favore della libera impresa individuale. L'amore di sé è l'affetto fondamentale che nutre le istanze dell'io colto e agiato della emergente borghesia intellettuale. Ora, proprio l'amore di sé era da sempre il nemico giurato dell'etica cristiana, o perlomeno della trattatistica agostiniana. In una lettera di Pascal alla sorella leggiamo: «L'amor proprio si è esteso e ha debordato nel vuoto che l'amore di Dio ha lasciato». Il termine è amor proprio. E forse Pascal l'ha volutamente individuato per la sua connotazione specificamente negativa. Non è infatti facilmente difendibile l'atteggiamento dell'amor proprio, purché lo si scinda dal suo gemello, l'amore di sé. Ed è giocando su questa differenza con una sottigliezza tipicamente francese che Voltaire, Madame du Châtelet ed Holbach innestano la loro polemica, inneggiando con un crescendo di invenzioni retoriche all'amore di sé come radice di cultura e progresso umano. Amore di sé e piacere, parola che entra ufficialmente nel lessico filosofico, dopo essere passata al vaglio del libertinismo seicentesco e della sua rilettura di Epicuro. L'antico saggio ellenista viene rispolverato in risposta alle esigenze più diverse, da quelle del moderato Gassendi, assertore di una libertà di pensiero che non va oltre ad un compito anti-aristotelismo, fino agli estremismi verbali e mondani di un Saint-Armand, che scrive: «Per vivere felici bisogna riflettere poco sulla vita».